benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo già in movimento, sono con Michael. Siamo appena atterrati a Milano, siamo a Malpensa, quindi adesso stiamo andando con il taxi fino a Linate e siamo qui per un pranzo di lavoro con Sweet. Sono sicura già conosciate questo brand, specialmente se siete su TikTok, perché sono viralissimi su TikTok e vi ho già parlato dei loro prodotti. Abbiamo provato sia il mascara che il siero ciglia, che è favoloso, quindi sono molto curiosa oggi di conoscere il team Sweet. Appunto, stiamo andando direttamente verso la location che sarà da Ralph Lauren, quindi sarà bellissima, e conosceremo la CEO del brand, quindi un pranzo importantissimo. Piccolo giretto di shopping perché siamo un po' in anticipo. Siamo passati anche davanti Chanel, ma c'era una fila, che io veramente, c'è una cosa incredibile, e quindi non è fattibile perché arriveremo in ritardo, quindi niente. Però abbiamo fatto una mini passeggiatina, un po' di window watching. È sempre bello tornare a Milano, poi oggi c'è un tempo stupendo, sembra praticamente di essere in estate, è bellissimo. Ma adesso stiamo andando in via della Spiga 5 da Ralph Lauren, dove abbiamo appunto il pranzo con Sweet. Siamo vicinissimi, in realtà dovrebbe essere un po' più avanti a destra. Vi faccio vedere anche la fila da Chanel, perché stiamo tornando davanti al negozio. E questa è la fila per entrare da Chanel. Voglio dire, giusto un po' di fila. Ed eccoci qua al pranzo slash evento Sweet. Qui ci sono tutti i prodottini. Wow, cioè ragazzi, ma che meraviglia. Wow. No vabbè, io impazzisco, cioè. Yeah, of course. I think this table is just for us. Ragazzi, la location è meravigliosa. Questo è il giardino da Ralph Lauren. Guardate che meraviglia. Questo è il nostro tavolino che abbiamo scelto. Qui tra l'altro sono super curiosa perché ci sono delle goodie bag. Ma non solo, ci sono anche prodottini sui tavoli. Infatti questo non lo conosco, non ce l'ho, quindi dovremo controllare. E poi, appunto, questi sono i tavoli, ma noi siamo arrivati super in anticipo, quindi stiamo ancora aspettando tutti praticamente. Sto giocando un po' con i prodottini, ho switchato la matita labbra ed il rossetto, ovvero il matitone labbra. Questa è la matita labbra, davvero bellissimo questo colore, che è il Barely There, infatti è molto naturale. E questo invece è il matitone rossetto, anche questo un colore super nude, super naturale, forse un po' spicy come colorazione, un po' speziato. Le lipstick Gabriella in beige tan, stupendo. E poi qui c'è anche, questa proprio non la conoscevo, c'è la loro polvere per il viso e la Miracle Powder. Questa vabbè è in colorazione medium light, ma è decisamente troppo scura per me, quindi sicuramente avrei bisogno della light. Sono anche made in Corea, tra l'altro. Molto interessante, sono curiosissima di provare la cipria. Ma non è soltanto, vedevo qui, non è soltanto una cipria, ma ti dà anche un effetto filtro blurry e glow, quindi è sia luminosa che uniformante. E questo vabbè, il mascara lo conosciamo benissimo, lo indosso oggi tra l'altro. Il siero, anche questo lo sto usando da ormai un paio di mesi, e i prodottini labbra invece non li conoscevo. Io non sapevo che cosa fosse questa cosina, ci hanno portato ovviamente il burro, che aveva anche il brand Ralph Lauren, ma beh, l'ho già tolto. Ovviamente ci hanno portato, ovviamente, prosecco in realtà, quindi io sono già ubriaca praticamente, perché ho fatto una colazione leggerissima, solo con un croissant un po' di spremuta. E poi ci hanno portato questo, che Michael mi dice è lo Yorkshire Pudding, che sarebbe tipo la sua cosa preferita da mangiare, ne parlavamo proprio l'altro giorno, e quindi now I can finally try it. Did you get the butter in there? No, I don't know how to eat it. I was just saying that we were just talking about this the other day, because it's like one of your favorite foods.
and I never had it, and now I'm trying it. Now you're trying it. So show us how you do it. Mostrarci come si fa. Niente. What you would normally do is tear it open with your hands and pour gravy in it. Ah, ok, cioè, quindi di solito si spezza tipo in due, si mette tipo il sughetto della carne, però vabbè, adesso abbiamo il burro. Ok. Did you try? Is it good? Yeah, I tried it. Is it good? Yeah. Sono arrivate le patatine nel frattempo, qualche salsina. Qui in realtà abbiamo il nostro menù. Non vi ho fatto vedere, abbiamo il branzino, le patatine che sono appunto arrivate e poi abbiamo il brownie. Non c'era il New York chai pudding che abbiamo già mangiato in realtà, ma era un piccolo antipastino. I'm so happy to be here. I'm so in love with your city. I told everyone that I think I want to move here. At least for a week. And I'm gonna walk around a little bit here because I know you're sitting in different directions, so you can see me while I'm talking. I want to give you some background story about the brand that you don't love that first. And then I decided to do mascara, serums, a couple of eye pencils, just to see, like, because people ask me, why don't you just do makeup too? And I was like, okay, I can try. And people fell in love with it. So we launched with this mascara. If I can take it from your bag, I'm going to show it. So it has like a foam brush, so when you apply it, it really lifts the lashes and makes them super long. You can also have a lot of fun in our mascaras. If you laugh, or lie, if you work out, they still sit there, and they have vitamin B5 in them. So a lot of people have said that they feel that their lashes have grown with our mascara, and it's because we have vitamin B5 in them. We also have the gel mascara, we don't have it here, but I think most of you have tried that one. It's very, very unique because we don't have that. But we also launched now a miracle powder, some lip products, new eye pencils that I will show you. So I want to apply it on you. I want to start actually with the miracle powder. This is like a mineral powder foundation. It gives a beautiful glow on the skin. Oh, ma un fondotinta, and quindi non è una cipria, è un fondotinta. You just apply it in circular movements from the outer part of the face to the center, and it gives such a beautiful blur effect. And this is good, like if you have sensitive skin, if you have rosacea, if you have acne, you can still use this one. Because I had a lot of acne in the past, so I'm very careful with what I put on my skin. This one is free from talc and bismuth oxychloride, so it doesn't clog your pores. So even if you have any shower eczema, you can still use this one. Can I put it on? Yes, wow. Yummy. Grazie. Finito il pranzo, è stato veramente meraviglioso, un evento bellissimo. Vabbè, a parte il fatto che la location era stupenda, abbiamo mangiato, bevuto benissimo, ma anche la compagnia. Ho visto alcune colleghe youtuber che mi ha fatto molto piacere rivedere. E adesso, visto che abbiamo ancora un'oretta e mezza prima di dover tornare in aeroporto, perché poi ritorniamo subito ad Amsterdam oggi in giornata, siamo venuti nel Castello Sforzesco, e perché Maiko non è mai stato a Milano, quindi siamo passati dal Duomo, che però mi sono dimenticata di filmare con la videocamera, siamo passati dal Duomo, quindi ha visto il Duomo, abbiamo fatto la Galleria Vittorio Emanuele, quello che riusciamo a fare proprio in una giornata, perché Milano è gigante, e adesso appunto siamo nel castello, ovvero nel cortile in realtà. What are you looking for here? I was wondering what it was. I think it's for them to like hold the stucco, but see like those holes here, that's defense, like where they have the arches over it. Yeah. Vabbè, che in Italia abbiamo tantissime città bellissime, abbiamo tantissime località meravigliose, non solo città stupende, però secondo me è un po' sottovalutata Milano, perché è comunque una splendida città. Devo dire che non potrei abitarci solo per il fatto che mi mancherebbe il mare, e se non vivo vicino all'acqua non sto bene, tipo. Però
C'ha dei posticini, secondo me, che se ci vivi e conosci, sai, te la vivi molto molto bene. Siamo venuti al McDonald's perché io quando torno in Italia devo assolutamente sempre mangiarmi il McToast, che ragazzi esiste solo in Italia. The best Italian food. Don't say that. Michael sta dicendo il cibo migliore in Italia, il McDonald's. Facciamo finta. We'll pretend we didn't hear that. Abbiamo preso due Coca Zero e i panzerotti, anche questi ci sono solo in Italia. E cheeseburger? No, cheeseburger. McDouble? Double cheeseburger. McDouble. E questa è la goodie bag che ci hanno dato al pranzo Swede, che non vi ho fatto vedere, ma volevo guardare in velocità tutte le cosine, a parte questi cioccolatini che ci sono stati regalati da Ralph Lauren, molto molto carini. Il resto sono tutti prodottini Swede, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Questa sono molto molto curiosa di provarlo. Questo che pensavo fosse una cipria, in realtà è un fondotinta. E mi hanno dato la mia tonalità, la light, perché quella che avevamo sul tavolo era una medium light, era veramente troppo scura. E questa ha un effetto filtro praticamente, molto vellutata, molto leggera, ma uniforma bene. Quindi sono super curiosa di provarla sulla ragazza a cui l'hanno provato, e, insomma, lì durante il pranzo, e ha fatto veramente un effetto stupendo. Poi, allora, altra cosina, il Pro Lash Lift Mascara. Per adesso ho provato solo il Cloud Mascara, tra l'altro ho qui con me, ve lo faccio vedere. Eccolo qui, questo già l'abbiamo provato, testato assieme e lo adoro. Questo mascara è fenomenale. Non ho ancora provato invece il Pro Lash Lift, quindi molto curiosa. E mi hanno spiegato che all'interno del loro mascara ci sono anche degli ingredienti che vanno a curare le ciglia. Quindi contiene, se non sbaglio, vitamina A, se non sbaglio. Comunque hanno anche un effetto curativo. Poi mi hanno dato questa, che è una matita per occhi color burro, e io le uso tantissimo le matite di questa colorazione nella rima interna, perché vanno ad aprire lo sguardo, ad aprire l'occhio. Se avete gli occhi arrossati, stanchi, sono fantastiche. Molti usano le matite bianche, ma io consiglio sempre quelle color burro, che sono molto molto più naturali. La matita bianca fa effetto finto, effetto bambola, quindi sconsiglierei, a meno che non è quello lo stile che volete. Poi altra cosina, qui mi sa che c'è il pennello, sì, c'è il powder brush, molto molto carino, eccolo qui, questo è un pennello sintetico. Poi due rossetti, uno in colore Gabriella Beige 10, l'altro in colore Nude Pink, sono due matitoni, adesso vi faccio vedere, ma poi naturalmente a casa nei prossimi video testeremo, proveremo i prodottini assieme, anzi se volete posso farvi anche un video dedicato. E poi due matite labbra, una è la Dream Bigger, che sono tutte e due molto naturali, ma questa è un pochino più scura, l'altra è la Barely There. Questa è la Barely There, che secondo me è stupenda perché è veramente davvero molto molto naturale, quindi super super portabile, ma anche questo effetto morbidissimo, stupendo. Adesso vabbè, il mio make up ragazzi è completamente rovinato, perché ero su stamattina prestissimo. Adesso tra un po' chiamiamo un taxi e andiamo direttamente in aeroporto, quindi toccata e fuga anche stavolta a Milano. Eccolo qua. Siamo tornati qui alla fine, prenderemo un taxi qua, ma volevo farvi due ripresine del Duomo, che è sempre meraviglioso. Spettacolo. E ogni volta che passo a Linate vengo sempre da Venchia a prendere una pallina di gelato. Sono buonissime.
È un gelato super rinfrescante che prendo sempre in estate, ma anche se non è più estate, ma fa comunque caldissimo, è al melone. E stiamo tornando verso Amsterdam e come al solito porta fortuna, 1, 2, 3. Tornati a casa ragazzi, penso si possa vedere dalla mia faccia, ma sono completamente distrutta, sono praticamente uno zombie. E ho già fatto la skincare serale, quindi siamo tornati a casa, abbiamo avuto un po' di ritardo con il volo. Tornati a casa, abbiamo cenato e adesso appunto mi lancio subito a dormire perché sono cotta ragazzi. Ho tolto il trucco, non so con quali forze veramente, ma non ce la facevo più a sentirlo addosso. E adesso vi auguro la buonanotte, lavo i denti ragazzi e penso che crollo in un nanosecondo. Quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo video un po' on the road. Io vi mando un bacione enorme. Come al solito, anche se sono stanca, ma non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao!